Ho il piacere di avere un amico di qualche anno che ha questa sindrome. E devo dire che da quando è nato, da quando ci siamo accorti di tutto il gruppo, siamo stati sempre vicino a lui. Oggi è come dire un giorno che ci suggella ancora di più l'amicizia tra i tanti gruppi che lavorano in questo campo. Però devo anche dire che nell'andare a studiare questa malattia mi sono accorto che ha delle caratteristiche che fanno un po' pensare. Allora, quando si dice che un bimbo non risponde, o che un bimbo bassa gli occhi, o che un bimbo non dà ascolto, o che un bimbo è disinteressato, ecco, allora lì, in quel momento, mi viene in mente che probabilmente stiamo sbagliando anche qualcosa con i grandi. E mi rifaccio al momento in cui, durante la giornata, abbiamo a che fare con i nostri figli, che sono sempre con il telefonino in mano e che rappresentano, guarda caso, gli stessi sintomi. Allora, devo dire che se da una parte combattiamo per tentare sempre di far migliorare, e ci sono grandissimi margini di miglioramento per quelli che sono i nostri bimbi che hanno questa sindrome, dall'altra parte io dico che bisogna cominciare a pensare che questa cosa non può nemmeno essere un indirizzo da dover lasciare ai nostri giovani grandi, che non hanno nessuna sindrome, ma che stanno piano piano cominciando a prendere un'abitudine, quella del non stare insieme, quella del non riuscire a dare ascolto agli altri, che probabilmente sarà la cosa peggiore per le prossime nostre generazioni.